Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise ad insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna, sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli che udito ciò se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanche io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Ci troviamo nell'ultima domenica di questo tempo di Quaresima, la quinta domenica. E così come abbiamo detto dal nostro primo incontro, il tempo di Quaresima è il tempo per eccellenza della conversione, il tempo di ritornare al Signore. Ci troviamo di fronte ad una pagina del Vangelo che chissà quante volte avremo ascoltato, quante volte quel versetto che senza peccato scagli la prima pietra, chissà quante volte l'avremo rivolto agli altri. Ogni volta però, come succede con ogni altro passo del Vangelo, la meditazione è sempre nuova perché gli spunti sono diversi e molteplici. Qui ci troviamo di fronte a persone, gli scribi e i farisei, che ancora vogliono mettere alla prova la persona di Gesù per metterlo in difficoltà e ad avere poi un motivo per accusarlo. Gli portano questa donna che ha sbagliato. I motivi del suo errore non li conosciamo, il Vangelo non ce lo dice, però intanto ha sbagliato questa donna e la portano lì. Signore, è stata sorpresa in adulterio, la pongono in mezzo. La legge di Mosè dice che donne come queste vanno lapidate, vanno punite. Gesù fa come non ascoltarlo, si mette a scrivere col dito per terra. Non sappiamo che cosa scriveva, ma è lì. Loro insistevano. Gesù alza il capo e gli dice: «Bene, chi è senza peccato scagli la prima pietra». E poi si china di nuovo a scrivere. A quella risposta di Gesù abbassarono lo sguardo e andarono via tutti. Rimase solo lui e la donna. «Nessuno ti ha condannato, neanche io ti condanno. Va, ma non peccare più». Gesù è come se non gli interessasse di quegli uomini che erano lì per provocarlo. Guarda solo e soltanto alla donna, che rimane poi sola. E si rivolge a lei, a differenza che prima con questi non ci ha parlato per niente. «Nessuno ti ha condannato, neanch'io, ma non peccare più, va». Il Signore ha perdonato,
nella sua misericordia, il Signore ha ristabilito la grazia nel cuore di quella donna. Quante volte anche noi, allo stesso modo di quegli scribi, di quei farisei, ci sentiamo giudici dell'altro e puntiamo il dito, senza conoscere neanche la realtà dei fatti, tante volte, e condanniamo e giudichiamo. Ma chi siamo noi che senza peccato scagli la prima pietra? Cadono per terra le pietre e non vanno addosso agli altri, perché tutti siamo nel peccato. Non possiamo farci maestri, non possiamo guardare all'altro col giudizio e con la condanna. Guardiamo prima a noi stessi, e forse è meglio dire addirittura guardiamo solo a noi stessi, perché il limite, la debolezza, il peccato è di tutti ed è per tutti. È l'unico che può guardare l'altro, è la persona di Gesù Cristo, che perdona, che è misericordioso, che non scaglia pietre, ma dice non peccare più, per ristabilire una pace interiore, una pace del cuore, non altro. Quello che serve oggi per comprendere questo è davvero che tutti cominciamo a riprendere in mano la nostra vita con un vero, un sano, un profondo esame di coscienza. Guardiamo a noi stessi, alla nostra vita, lasciamo stare l'altro.